Senza George Harrison, i Beatles non sarebbero mai stati i Beatles. Aspetta un attimo, lasciami spiegare. George Harrison è stata la chitarra dei Beatles, ma anche la chitarra solista. George Harrison è stato anche compositore, è stato anche autore. Ma George Harrison ha scritto poco meno di 30 canzoni all'interno di tutta la discografia dei Beatles, proprio perché il monopolio delle canzoni, monopolio, era in mano sia a Paul McCartney che a John Lennon. George Harrison intendeva la musica in modo un po' più diverso rispetto ai suoi due compagni. Difatti gli arrangiamenti di George Harrison erano particolari, ma a George Harrison piaceva sperimentare nel vero senso della parola. Ti faccio un esempio, tutta la parentesi indiana di George Harrison, sia con i Beatles e anche senza Beatles. A George Harrison piaceva anche tanto stare in compagnia di altri artisti e provare a portare anche altri artisti all'interno dei Beatles stessi, ed era difficile trovare anche altra gente, altri musicisti che potesse aiutare anche negli arrangiamenti o addirittura anche suonare i pezzi dei Beatles. Questo però non è capitato sia con Billy Preston che con Eric Clapton. Billy Preston ha suonato all'interno di Lady B. Ti lascio qua il video di Lady B dove ho parlato di questo disco, secondo me capolavoro. E poi anche di Eric Clapton, che ha suonato anche all'interno del White Album, ma ci arriviamo con calma. In questo video ti voglio parlare di alcune canzoni. È difficile parlare di tutte le canzoni suonate da George Harrison. Difatti qui sotto in descrizione troverai la playlist Spotify dove ci sono tutte le canzoni e anche altre canzoni che ti nominerò in questo video. Prima di iniziare ti chiedo anche di lasciarmi un like qui in basso proprio per supportare me e il mio canale, e cercami anche su Instagram, Rambleo. La prima canzone scritta da George Harrison all'interno della discografia dei Beatles è arrivata nel 1963, dal nome Don't Bother Me, all'interno di With the Beatles. Pensate che questa canzone George Harrison l'ha scritta mentre era a letto malato e non voleva essere disturbato, da lì il titolo. La consapevolezza di poter scrivere della musica importante per i Beatles man mano con gli anni maturava all'interno di George Harrison, finché nel 1965 i Beatles non composero questo disco meraviglioso. Io lo nomino sempre Rubber Soul perché secondo me è il disco fondamentale all'interno della carriera dei Beatles, è stato proprio lo spartiacque. Secondo me la vera consapevolezza di quello che erano capaci i Beatles è passato da questo disco, ma soprattutto George Harrison, che ha scritto capolavori bellissimi come per esempio If I Needed Someone. Ma all'interno di questo disco e soprattutto nella traccia numero 2 del lato A, ovvero sto parlando di Norwegian Wood, questa canzone è stata scritta sia da Lennon che da Paul McCartney, c'è per la prima volta l'ingresso di un nuovo strumento all'interno della musica europea. Sto parlando del sitar. Infatti di qua inizia la parentesi indiana di George Harrison, e pensate che quella è stata la prima canzone world, del genere world. E anche qui l'intuizione di George Harrison di aggiungere uno strumento nuovo alla musica occidentale fece breccia nel cuore di tutti. Successivamente a questo disco, ovvero nel 1966, uscì Revolver. Revolver è un capolavoro. Revolver è uno dei più bei dischi dei Beatles. Di cosa stiamo parlando, ragazzi? All'interno c'è Taxman, è uno dei pezzi che io amo in assoluto. Lo ha detto anche John Lennon in molte interviste, dicendo che secondo lui, secondo John Lennon, Taxman è il pezzo più bello scritto all'interno di tutta la carriera dei Beatles da George Harrison. Io pensavo addirittura che l'assolo di chitarra che c'è all'interno di Taxman fosse suonato da George Harrison, invece non è così. Pensate che quell'assolo gliel'ha suonato Paul McCartney, e se ci fate caso c'è anche un certo appiglio della musica indiana, proprio perché gliel'ha scritto, gliel'ha dedicato Paul McCartney a George Harrison. Pezzone! All'interno di quel disco è presente anche l'ultima traccia, ovvero Tomorrow Never Knows, che è una delle tracce più belle, se non una delle tracce più moderne della discografia dei Beatles. In quell'anno era il 1966, e lì i Beatles iniziarono ad amplificare la batteria in un modo ciccione, in un modo più grosso. Ho già parlato di questo in un video dedicato a Ringo Starr, te lo lascio qui. È fantastica tutta la storia anche dell'architettura, del suono, della batteria dei Beatles. E all'interno di quel pezzo inizia col sitar fino all'esplosione, fino a tutti i loop creati tramite cassette, tramite nastri da Paul McCartney. Quello lì è un pezzone, ragazzi.
Ma arriviamo nel 1968, facciamo un salto e andiamo direttamente al White Album, dove all'interno c'erano delle canzoni più belle mai scritte da George Harrison. While My Guitar Gently Weeps. Ma di cosa parliamo? Ma che pezzo è? Ma che melodia? Ma che testo? È tutto bello in quel pezzo lì. E parlando di Eric Clapton, della collaborazione che aveva avuto col suo amico Eric Clapton, in quel pezzo Eric Clapton ci ha suonato la solo. Fantastico. Successivamente i rapporti tra i Beatles iniziavano ad essere sempre peggiori, sempre più brutti. Ho parlato di questo, ho trattato questa situazione dei Beatles in questo video, finché poi non sono usciti gli ultimi due dischi dei Beatles, ovvero Abbey Road e Lady B. All'interno di Abbey Road ci sono le due tracce meglio riuscite di George Harrison e le più ascoltate. Difatti su Spotify, Here Comes the Sun è la canzone più ascoltata dei Beatles, scritta proprio da George Harrison. E anche Something, due pezzi capolavoro, pezzi di una genuinità, di una genialità, di un'intuizione, di un qualsiasi cosa, chiamatela come volete, ma capolavori veri e propri. E infine, arrivati proprio a Lady B, all'interno di questo album c'è I'm in Mine. Solo dopo alcuni anni è stata capita questa traccia. Finita la parentesi dei Beatles, chiusa totalmente la parentesi dei Beatles nel 1970, finalmente George Harrison poté iniziare a pensare a se stesso e iniziare a pensare alla sua musica. Sto parlando di All Things Must Pass, un capolavoro devastante. All'interno di quel disco ci sono capolavori blues, improvvisazioni blues, ci hanno suonato un sacco di artisti incredibili lì dentro. E la traccia che ebbe più successo in quel disco è My Sweet Lord, ma lì diede anche un sacco di grattacapi. Questa canzone venne citata per plagio per un pezzo uscito nel 1963 dal nome He's So Fine. Ebbe un sacco di problemi My Sweet Lord, difatti dovette pagare più di $1 milione per plagio involontario. My Sweet Lord. Sempre in quegli anni George Harrison si potette dedicare non solo al suo disco solista, ma anche a comporre brani e dischi insieme agli altri Beatles, tipo con Imagine di Lennon, e allo stesso tempo organizzò il primo concerto di beneficenza della storia. In quel caso fu concerto per il Bangladesh. In quel concerto partecipò appunto Ringo Starr, Ravi Shankar, Bob Dylan, Eric Clapton, e all'interno di quel concerto suonò le sue tracce più importanti suonate all'interno della discografia dei Beatles per la prima volta. Che figata! Il trauma fu forte per George Harrison, difatti non voleva più comporre musica per non trovarsi poi in problemi come i plagi involontari. Ma nel 1973, per fortuna, pubblicò un altro discone, Living in the Material World, dove all'interno c'è un capolavoro come Give Me Love. Non è tutto oro quello che luccica nella discografia di George Harrison. Difatti, dal 74 fino al 76, George Harrison pubblicò altri 3 dischi. Ce li ho qua perché altrimenti me ne dimentico. Che non ebbero molto successo. Difatti, Harrison non riusciva a trovare quella traccia che gli dava il là. Ma allo stesso tempo, George Harrison iniziava a aver fastidio di questa cosa, di dover trovare per forza una traccia per esplodere. Lui voleva fare musica per se stesso, musica per i suoi fan. Non voleva fare musica per finire in radio o per finire nelle discoteche. Finché, per fortuna, nel 1979 non uscì George Harrison, il suo disco omonimo. All'interno ci sono tante di quelle tracce belle, ragazzi, che io mi perdo ogni volta che lo ascolto. Per esempio, la prima traccia, Love Comes to Everyone, pezzone. Oppure c'è la stessa Here Comes the Moon. Ma quanto sono dolci le tracce di George Harrison. Quanto sono intime. Mi piace da morire quel disco. Somewhere in England, il disco successivo, dove anche lì ebbe un sacco di problemi. Difatti non riuscivano a pubblicare quel disco perché anche lì mancava la traccia
che potesse dare il là al disco, farlo diventare più commerciale. Purtroppo a fine 1980 venne a mancare John Lennon. Sappiamo benissimo come è morto John Lennon, come tragicamente morto John Lennon. Si ritrovarono George Harrison, Paul McCartney e Ringo Starr e fecero un pezzo dedicato a John Lennon, anche se questo pezzo era dedicato a principio a Ringo Starr. Sto parlando di All Those Years Ago, un pezzo fantastico che ha proprio quelle sonorità beatlesiane. 1982 Gone Troppo fece un flop totale, ma successivamente uscì anche un altro disco, ovvero Cloud 9, dove finalmente George Harrison riuscì a trovare questa famosa hit che potesse farlo esplodere. Questa hit non era altro che una cover. Parliamoci chiaro, Got My Mind Set On You non mi è mai piaciuta più di tanto. Non mi ha mai dato di una traccia che potesse somigliare alle altre tracce di George Harrison. A me piace di più il George Harrison sentimentale, il George Harrison come amico della porta accanto. Questa traccia sinceramente a me non mi ha mai fatto impazzire. E a te invece scrivimelo tra i commenti. Arriviamo fino al 2002 con l'ultimo disco postumo alla morte di George Harrison, ovvero Brainwashed, un disco veramente molto intimo, molto bello, molto blueseggiante, un disco proprio come voleva farlo George Harrison, senza star dietro lì a tutti quei problemi che le case discografiche gli avevano dato fino all'epoca. Ma l'ultima canzone, prima della sua morte, purtroppo, dovuta ad un male incurabile, la scrisse insieme a Jules Soland. Te la faccio sentire. You can take a horse. Sì, sì, è proprio lui quello che fa quello show incredibile in America. Proprio lui, tastierista incredibile. A George Harrison, come ti dicevo, gli piaceva stare insieme ad amici. Nel 1988 istituì, creò un super gruppo, ovvero i Traveling Wilburys. All'interno ci ha suonato George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne, Roy Orbison e Bob Dylan. Ma di cosa stiamo parlando? Ma che gruppo è? Hanno fatto due dischi, uno più bello dell'altro. Mamma mia, anch'io voglio degli amici così, dove si trovano? E l'ultima chicca, prima di concludere il cerchio di George Harrison, è un pezzo che George Harrison ha scritto per l'amico Eric Clapton nel 1969, quando militava nei Cream. Sto parlando di Badge. Il nome Badge è un errore, perché Eric Clapton prese il foglio dove c'era scritto il testo e trovò questa parola. Badge. Ma cos'è? C'era scritto Bridge, lui lesse Badge. Ecco di là il titolo della canzone. Non è mai facile parlare di artisti del genere, io penso di averlo fatto a mio modo, elencando le canzoni più belle, facendo una bella carrellata, una bella storia della musica di George Harrison, che secondo me è uno dei più grandi artisti che noi sulla Terra abbiamo potuto avere e ascoltare. Adesso tocca a te, dimmi che cosa ne pensi di George Harrison, dimmi che cosa è stato per te George Harrison e qual è la traccia che preferisci in assoluto. Scrivimi tutto qui sotto tra i commenti. Ti ricordo che qui sotto in descrizione c'è la playlist dedicata a George Harrison. Naturalmente su YouTube non posso mettere tutte le canzoni complete perché altrimenti il copyright mi bloccherebbe non solo il video ma proprio il canale, quindi tutte le canzoni le trovi qui sotto in playlist Spotify. Ti ricordo anche di iscriverti al mio canale e di lasciarmi un like proprio per potermi supportare e poter fare questi tipi di video e contenuto. E niente ragazzi, questo video è finito, noi ci vediamo alla prossima. Ciao 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 ciao.